Oggi a Park Club Monte Fumaiolo piove, piove e piove. Questa sera, anche attraverso l'esperienza del nostro centro di educazione ambientale Scuole Parchi Romagna, parleremo di educazione, di metodo educativo, cioè di quei metodi che possono essere strumenti per sensibilizzare le persone, per modificare i comportamenti, per renderli partecipi e responsabili alle questioni ambientali. Cercheremo quindi di applicare il metodo inclusivo, il metodo della didattica dinamica, del divertirsi, dell'esperienza e soprattutto dell'attività outdoor. Ed infine analizzeremo da vicino, con una pianificazione dettagliata, l'esperienza didattica outdoor che vi attende nel prossimo fine settimana. Davide Palumbo, sono biologo, zoologo e guida naturalistica, mi occupo di turismo naturalistico e di conservazione della biodiversità ormai da molti anni e sono qui per interpretare, raccontare e capire le prospettive di conservazione e anche di sviluppo turistico dell'area del Monte Fumaiolo. Il turismo naturalistico è oggi uno dei principali strumenti della conservazione, in quanto porta un'economia virtuosa legata appunto alla conservazione stessa, che è indirettamente o direttamente di fatto il motore di finanziamento della maggior parte delle aree protette. Molte destinazioni che fino a qualche decennio fa erano utilizzate per il turismo invernale, per lo sci, soprattutto per quanto riguarda gli impianti appenninici a bassa quota, adesso hanno necessità di una trasformazione e di un'evoluzione in chiave diversa. In uno dei punti nevralgici del Monte Fumaiolo e uno appunto molto conosciuto, infatti forse vedrete abbastanza turisti in questo momento, che è appunto dove nasce il fiume Tevere. Perché appunto magari è importante mandare questo messaggio da qui? Perché possiamo riconoscere alcune delle sfaccettature che il Monte Fumaiolo può offrire al turista. Dal turismo appunto storico, questo posto appunto è legato alla storia italiana, al turismo per esempio dei cammini, qui infatti passano molti cammini tipo il cammino di San Francesco, il cammino di San Vinicio, tanti tipi di turismo che ci fanno appunto capire che il Monte Fumaiolo è una meta molto appetibile e sicuramente potrebbe esserlo ancora di più se trasformato in un parco. Io sono rimasta molto colpita da quello che ci ha insegnato questa mattina, il fatto che in passato si vedeva la creazione di un'area naturale, di un parco naturale, come qualcosa di antitetico, all'opposto rispetto al turismo,
cioè ti crea un parco e quindi ti metto una sbarra e non ti faccio più andare. Invece il turismo può costituire proprio la linfa vitale che porta i fondi, che porta l'ossigeno economico per far per il sostentamento del parco stesso nel medio-lungo periodo. Forte Fumaiolo! Forte!